Ehi, eccoci qua con Super Mario RPG! Continuiamo da dove abbiamo lasciato l'ultima volta. Abbiamo visto questo ragazzo, persona, essere, che cercava di inseguire una lucertola che gli ha rubato i soldi del nonno, la moneta del nonno. Vediamo un po' che ci dice. Sì? Ah, si è bagnato fradicio, eh? Ah. Adesso sto bene, scusami. Certe volte non c'è niente di meglio di un bel pianto. Aspetta. Quindi quando lui piange piove? Wow. Ma perché mi sono messo a piangere? Doveva esserci un motivo. Mio nonno mi ha chiesto di comprargli delle cose. Sono venuto qui, ma poi quel coccodrillo mi ha fermato. Ah, me l'ha rubata la moneta! Mi sono costretto, ma era troppo veloce. Mario, mi fai vedere il tuo famoso salto? Eccolo qua. Sì. Wow, ma sei quel Mario! So tutto di te! Salti più tu di un cesto di rane! Sono Mello del lago Girino. Ah, quindi è un girino lui. Sono una rana, ma ci credi? Non so saltare. Imbarazzante, eh? Allora, Mario, mi aiuti a prendere quel farabutto di un ladro? Ma io ci avrei anche da fare. E gioco a aiutarti. Pregato, eh? Grazie. Quindi, dove si va? Mello si unisce all'avventura. Anche se non sembra affatto una rana. E in effetti è tipo Politoed in Pokémon. Poliwag, Poliwhir, Poliwraith e Politoed non sembrano rane. Abbiamo anche gli appunti di viaggio, va bene. Quindi siamo sempre uno quando... Signora, ragazza, quello che sei. Dobbiamo inseguire la lucertola. Ma Todd ci ferma. È da qualche parte. Mi è passato lì vicino di corsa un secondo fa. Non l'hai visto? Che aspetto aveva? Questo? Sì, esatto. Ha preso tu la mia moneta, perché non l'hai fermato? Perché ho dimenticato a casa il mio bazooka. Ma che domanda è? C'ha ragione. Ehi, eccolo! Vuoi scapparmi prendere te vai? Siete più lenti di una lumaca? Ciao ciao! In effetti è abbastanza veloce. Ci fa girare la testa. Lui! Presto, Mario, ciuffiamolo! Va bene. Forse è meglio che prenda questa, Mario. È una mappa. Allora, il fatto è questo, sono al livello 3, quindi penso di essere abbastanza forte per combattere il nemico. Lo incontriamo a Sentiero dei Banditi. Tu dimmi. Eccolo! Deve tenere la mia moneta in quella borsa, prendiamolo! Mi stai seguendo? Torna a casa dalla mamma prima di farti male, moccioso! Va bene, Goomba! All'attacco! Oh mio Dio, quanto è fastidioso sti Goomba. I PF sono condivisi da tutti i membri del gruppo. Perfetto. Ci sono nemici più forti del normale, sconfiggendo otterremo monete, esperienze e perfino delle monete rana. Ah, devo stare attento quando attaccano. Devo pararmi. Effettivamente mi dice che ho difeso. Indicatore più. Ah. Perché probabilmente ho fatto una combo buona, certo. Manca ancora un po' per salire di livello, ma non scoraggiamoci. Ehi, tu! Sembra quasi che mi abbia inseguito. Allora, mosse speciali. Palla di fuoco. Su lui! Vai! Perfetto! 141! Ed era efficace! Quindi era più forte contro una specie di rana, più o meno. Chiaroveggenza. Guarda quanti PV restano al nemico. Ma no, dai, elettroscarica. Elettrizza tutti i nemici. Premi A poco prima che il fulmine si esaurisca. Ok. Premuto. Ha funzionato. 13 di fila. Se sbagli, non ti conta il danno in fila. Quindi ha funzionato sicuramente. Dai, vieni qua, su. Viecce, viecce. Un'altra rana. Ma dove è fuggito? Ah, è andato qua sotto? Ok, eccolo di qua. C'era la stradina. L'ha trovato. Non molli, eh! Beh, vediamo quanto bravo sei a saltare. Ciao, ciao! I lupi! Ci sono i lupis! Lupo de lupis c'è! Ok. Sono bravissimo, guarda. Io voglio affrontarli questi, dai. Voglio vedere quanto sono forti. Keinino, perché... Vabbè. Vediamo un po' soccorso Todd, dai. Vediamo che combino.
La stella. Che fa la stella? Ok. Ah, attacca tutti quanti i nemici? Può essere. Sì. Ah, posso anche fare così, non serve forza essere precisi. Vabbè, affrontiamo questi, dai. Ho sconfitto un nemico forte e mi ha dato una moneta rana. Buono. Allora, un po'. Sti fiori normali mi sa che non servono a molto, ma comunque. Eccolo qui. Ah, sarebbe una peste, ma sono sempre 100 passi avanti. Ho notato, sai? Sei un po' più avanti tu, sì. Goomba. Bello che sale di livello. Si fa rima effettivamente. Pioggia di PB. PB cadono dall'alto. Premi apra prima che la pioggia finisca. A lui PB ci vogliono, sì. Punti vita, assolutamente. Ah, mi sa. Non so se devo inseguirlo o se dobbiamo giocare a chiapparella ora. Tipo, effettivamente, lui che fa così, devo inseguirlo sicuramente. Sì, sì, sì. E allora? Che succede? Ah! Rinuncia una buona volta, quello screen è invitante, ma ora non è il momento. E invece lo è. Ma si prendono i punti esperienza così? Non credo, vero? Vengono più nemici addosso. Là ce n'era un altro che immagino bisognerà prendere giocando con i due, con le due piattaforme che si muovono quando ci sei sopra. Ah, di qua non si può procedere. E questi non sembrano darsi per vinti. Devo assolutamente nascondermi. Vabbè, si mette a gironzolare lì intorno, immagino. Si è nascosto da qualche parte. Proviamo ad avvicinarci da dietro e a prenderlo di sorpresa. Si può anche camminare in questo gioco così. Quindi immagino che io debba stare attento a non. A non farlo. A non farmi scoprire. Ah, i tuoi occhi sono più veloci dei tuoi piedi. Di questo passo ti ci vorranno 100 anni per prendermi. Ma cosa combinate? Sì, vabbè, stai buono però. Vabbè. Ti ho preso. Aspetta però, io devo. Preso. Ma devo colpirlo in qualche modo? Eccolo. Gli sono saltato sopra. Ma non. Ah, devo saltargli addosso quindi. Devo proprio salirgli in groppa tipo. Ho capito. Va bene, ci sta. Perché ha detto che ci faranno 50 anni. Prima 100, ora 50. Di nuovo tu sei davvero insistente di questo passo. Aha. Basta, mi avete acchiappato, non posso negarlo. Ti ridò la tua moneta. Ma combattiamo che mi dia un po' di punti esperienza. Però magari se sei forte. Wow, ci è caduto davvero, ti ho imbrogliato. Beh, glielo ho chiesto io di combattere. Palla di fuoco. 77, è infuocato. Quindi elettroscarica, premia poco prima che il fulmine si esaurisca. Ah, devo stare attento a come lo uso. Magari è un po' barare con tecniche speciali, però. Eccolo, preso. Bene. Ok, ha preso malissimo il tempo. Perché ho messo l'arma e ora non ho più il tempismo adatto. Ah, accidenti. Gli faccio uno con lui, accidenti. Ah, Mello. Ah, com'era devo attaccare? E con lui mi curo. Mm.
forte il nemico, eh. Devo ammetterlo, sì sì. Bene, bene, bene. Dai, 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 eccolo. Ah, ho preso male il tempo, come sempre, figuriamoci. Ridammi subito la mia moneta, altrimenti te le suono! Grande, moneta rana. Aia! Pagherai tutto con gli interessi, moccioso! E va bene, prenditi la tua insignificante moneta. Ci si vede, gente! Ma l'avevo presa prima la moneta rana, te la davo io. A saperlo. Nuovo livello per Mario! Mi sa che attacco e difesa sono la cosa migliore da aumentare. Sì, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo di nuovo la moneta del nonno. Grazie, Mario. Ora posso fare quello che mi aveva chiesto. Ehi, guarda! A Croc è caduto un portafoglio. Ok. E torno al negozio di oggetti del castello dei funghi. Se vieni anche tu possiamo usare la mappa e andarci insieme. Sì, potremmo usare la mappa. Oppure da qui non c'è via di scampo, comunque. Però Croco ce l'ha detto. Lascia perdere quel forziere, in questo momento non ti serve a nulla. E aveva ragione. Ok, posso anche cadere e poi mi riprendo subito, ovviamente. Ok, questo è buono, questo è buono. Perfetto, andiamo. Torniamo al castello, allora. Oh, attenzione! Che succede? Ehi, ehi, che è questi, mo? Pugnaldo. Che significa ora? Ah, non ci ho fatto caso a lui. No, no, aspetta, aspetta. Allora, scusami, no, è che devo capire un attimino che succede, perché non mi riporta i conti. Non ho capito. Mancato come? Allora, che succede con i tipo tipido, li chiamerei veramente io? Io continuerò a fare la guardia, Mario, ma adesso mi sembrano tutti quanti sospetti. Guarda cosa ho trovato, 10 monete. Oh, okay. No, vado un attimo alla locanda perché devo assolutamente... questa non è la locanda, gli oggetti. Prendi quello che vuoi e lascia le monete. Ah, allora, è successo qualcosa alla città mentre ero via. Quindi che succede? Amici miei, signore, io devo riposarmi. Costa 3 monete, ok, mi distendo perché devo recuperare le energie. Non so cosa sta succedendo alla città, ma nel prossimo episodio vedrò di dare una bella ripulita e una bella lezione ai Pugnaldo. Ad ogni modo, amici, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link necessari. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!